Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da tre Patreon diversi, ovvero Samuele 14, Nibbio F e Alessio Lestigi, che mi chiedono di parlare del disco del 2016 di Salmo, Elvis Beck, disco della consacrazione in un certo senso di Salmo, che l'ha portato a essere conosciuto anche dal sottoscritto in un certo senso. 3-4 canzoni del disco le conoscevo pure io, che ripeto, di rap italiano non è che mi intenda molto, non è uno dei generi che adoro di più in Italia, ma che comunque ultimamente mi sta dando buone soddisfazioni anche per gli ascolti che mi state facendo fare voi. Allora, questo disco qui del 2016, appunto, a Salmo, che rappa tutto, utilizza la chitarra in un paio di pezzi, suona anche la batteria nel pezzo, nell'ultima traccia. Poi abbiamo Marco Asara alla chitarra, come ospite Victor Caliti nella traccia numero 5, un batterista di Blink 182 che lavora molto bene in 3-4 pezzi, un ottimo Maneddu al basso e anche un ottimo Gabriele Deiana alla batteria pur esso, senza contare The Bloody Brutals alla chitarra, anche questo nell'ultimo pezzo. Insomma, quindi passiamo pezzo per pezzo a capire insomma come quanto e come mi è piaciuto questo disco, che secondo il sottoscritto comunque si apre veramente alla grande con Mick Taser, con questo mezzo tempo in 4/4 bello spinto, con una batteria simile hardcore, con un suono industriale, con un grandissimo livello dei campioni, un sottofondo veramente cupo e particolare, con un testo molto interessante e un modo di rappare sanguigno, sporco, che mi è garbato. Poi ci sono degli stacchi fantastici e un livello di arrangiamento veramente buono, un pezzo che inizia subito alla grande. Segue Giuda, che ha veramente anche questo un ottimo beat di partenza, che si spezza ogni tanto, modello old school, un discreto ritornello, un bel cantato, un rap che come al solito a livello proprio di metrica è molto interessante, crea una buona atmosfera, un pezzo che non vale come il primo ma che comunque è sempre da ascoltare volentieri, così come il successivo Io sono qui, che uscì poi il video insieme di tutte e due le canzoni. Anche qui un buon beat in 4/4, un testo efficace, un ritornello molto interessante e per una costruzione comunque abbastanza canonica, però che riesce a colpire un'altra volta per gli arrangiamenti, per i suoni, così come in 1984 1984, queste tastiere dub con un ritmo spezzato, con questo giro di basso che sembra quasi un rhythm and blues, un blues. Ottimo testo anche qui, molto divertente, bel ritornello, gran lavoro dei campioni, un'altra volta il sottofondo musicale veramente fantastico e la chitarra dà quel tocco in più. Buona anche Messia, che praticamente è un reggae su un ritmo reggae, il nostro costruisce una serie di dabbate, diciamo così, e di movimenti quasi trip hop che lasciano comunque il segno a livello di arrangiamento e produzione, proprio per l'ottimo lavoro del basso e della chitarra. Daytona sembra quasi un elettropop anni 80, con questa batteria spinta praticamente, quasi dance punk, dove la voce lavora molto bene, così come i campioni. Abbiamo un synth basso veramente notevole, crea tutta l'atmosfera di un pezzo anche questo suggestivo, ma nulla ancora raggiunge secondo me il livello della prima canzone. Bentley verso Cadillac ha questo ritmo chiaramente suonato appunto dal batterista di Blink 182, molto rock, dub, che picchia e dà un'essenza molto live al pezzo. 7 AM ha un ottimo beat con dei grandissimi stop and go, con questo sottofondo cupo da noir thriller, veramente funziona alla stragrande con questi suoni quasi alla Fulci e all'Argento. L'Alba è più morbido come ritmica, riesce a essere sempre cupa insomma l'atmosfera, per una linea vocale però più pop in un certo senso, ma se vogliamo più hip hop ma nel senso più classico e meno sguaiato, nemmeno sporco, con questo discreto tappeto appunto soul che ogni tanto sfodera nel dark. Il ritornello comunque è buono per un pezzo che non lascia un grande segno ma che comunque resta interessante. La title track Elvis Beck è uno dei pezzi più belli del disco, anche questo è un grande lavoro ritmico, questo rock and roll elettrico che parte a rotta di collo come se fosse quasi un voodoo billy e con delle chitarre quasi blues, e poi in realtà per diventare un mezzo tempo con un basso fantastico e una voce che si uniscono per poi appunto rallentare, con questi riff di chitarra molto interessanti, così come l'uso della slide per un finale quasi noise. Segue La festa è finita, che parte con questo arpeggio di chitarra su cui comincia a partire questo testo e questo beat ripetitivo con una ritma accelerata che sembra quasi un certo tipo di trip hop alla Tricky quando decide di andare, un grande lavoro di batteria. Black Widow, che è più una ballata in un certo senso, con questo ritmo morbido molto più del resto del disco, che comunque riesce a essere sempre con una bella atmosfera, come ho detto, da nero, da polar, quindi anche questo pezzo in realtà è costruito benissimo, un'altra volta con un ottimo testo, e riesce a colpire, così come è l'ultimo pezzo, Peyote, che è un pezzo assurdo perché siamo un album rap di un hip hop, e questo pezzo strumentale bellissimo dove si mescola ritmo and blues, un certo tipo di trip hop, un certo di fuoco anche noise, e trip hop nel tempo, psichedelica nelle scelte, una specie di blues soul che si apre appunto a queste schitarrate, un basso fantastico, un pianoforte che funziona alla grande per uno dei migliori pezzi del disco, e nemmeno si rappa, che viene comunque poi portato avanti da questo Mr. Thunder, che è un'assurdità, praticamente un dialogo che sembrerebbe fra appunto Salmo e una specie di produttore che gli dice che cosa va, ogni volta fa uno stile diverso, dal reggaeton al dub al tipo all'old school, fino ad arrivare appunto al finale per un pezzo ironico, ma in realtà dove si prende per il culo a besta le case discografiche, e questo mi fa solo piacere, quindi che dirvi di più.
Di Salmo conoscevo poco, conoscevo qualche canzone di questo disco, qualcosa dei dischi precedenti, e mi ha fatto piacere comunque ascoltare questo disco perché è un buon disco di rap italiano, molto interessante a livello di testi. Ci sono due o tre pezzi che comunque sono superiori alla media, ma questo disco qui comunque era veramente molto interessante, specialmente considerando che è un disco di 7-8 anni fa ed ha ancora dentro tanta freschezza, che pare uscito ieri l'altro. Insomma, come rapper italiano questo Salmo sembra che valga un bel po', e che insomma questo disco ripeto è un disco che non lascia comunque indifferenti e che è molto internazionale in un certo senso. Il link comunque qua sotto, andate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia, il campanellino, mi piace, fate tutto il cazzo e fa felice e frusciante. E poi ripeto, però insomma Salmo non è proprio il genere che preferisco, però ascoltando il disco mi rendo conto di un ottimo lavoro di produzione, di un ottimo lavoro di scrittura, dei testi molto particolari, di una voglia comunque anche di non essere così commerciale, di andare contro, che forse si è spenta però negli ultimi anni. Resta il fatto che questo disco comunque, per chi ama il rap italiano, è probabilmente un disco imperdibile.